Presentato il piano per il concordato Gardenia, vi daremo tutte le cifre. Spazio alla ceramica straniera con la EFA Ceram dell'Iran. Innovazione tecnologica con Continua Plus di SACMI. Ben ritrovati con Ceramicanda Amici, il programma che spazia a 360 gradi sul mondo della ceramica, ma non solo, da Roberto Caroli e Daniela D'Angeli. Una puntata che si occuperà in grande misura del concordato depositato dal gruppo Gardenia in tribunale a Modena. Una notizia che era attesa, nel senso che era dal mese di settembre che circolava, Daniela, nell'aria. Finalmente è stato presentato, noi lo abbiamo sviscerato e possiamo esprimere un commento. Chiaro è che il concordato di Gardenia offre a noi lo spunto e l'opportunità di parlare di questo strumento che è stato messo a disposizione delle aziende, che può essere anche criticabile, e quindi tutto quello che diremo in materia di concordato non si riferisce al caso specifico di Gardenia, se non nei numeri che tu, Daniela, andrai a portare alla luce. È giusto dirlo, non è il caso, è un caso, abbiamo questo, sono 200 pagine, le abbiamo aperte, le abbiamo lette e ve ne parliamo. La richiesta di concordato giustamente fatta a settembre, dovevano presentare il piano entro il 16 dicembre, hanno chiesto una proroga, è arrivato il piano a metà febbraio. Nel piano ovviamente c'è l'elenco dei creditori, magari quelli che ci ascoltano lo sanno già di essere in questo elenco, però abbiamo delle cifre, possiamo dare un'indicazione. L'ultimo fatturato 2014 di Gardenia si aggirava intorno ai 54 milioni di euro. L'esposizione debitoria al 2014, quindi quella presentata nel piano, è di 83 milioni di euro. Di questi, i debiti chirografari, che sono quelli che in qualche modo rientreranno in maniera ragionevole, più o meno, andremo a vedere come, sono circa 46 milioni e mezzo di euro. Ce ne sono 16 e 7 che riguardano i fornitori, 12 e 6 che riguardano le banche, ci sono poi fornitori con patto di riservato dominio a cui arriveremo dopo, che sono circa sui 7 milioni di euro, c'è un debito anche con la Gianni Versace che deve avere le royalty sulle piastrelle, siamo intorno ai 900 mila euro, poi ci sono naturalmente, per modo di dire, i debiti verso gli enti previdenziali, quindi anche verso me e te, che siamo dei cittadini, che a quegli enti previdenziali versiamo i nostri contributi. Poi ci sono dei debiti verso gli agenti, verso gli amministratori, ed è questa una cosa carina perché sono i più piccoli, solo 17 mila euro, e poi ci sono i debiti per i soci e insomma qualcosa verso altri finanziatori. Quindi ci sono dei fornitori, chiamiamoli così, privilegiati, e poi c'è una famiglia di fornitori che sarà quella più colpita. 16 milioni di euro. Il patto di riservato dominio, quelli che probabilmente andranno ad intascare il 10% rispetto a quello che devono avere dal gruppo Gardenia. Possiamo dire a chi ci ascolta cos'è il patto di riservato dominio, perché magari non lo sanno. Spieghiamo. Sono aziende che quando ti vendono qualcosa, solitamente impianti produttivi, che quindi hanno un valore oggettivo che perderebbero nel caso di difficoltà finanziarie o simili, si riservano la vendita mettendo appunto un patto di riservato dominio. Se non mi paghi, io me lo riprendo. A questi, che sono ben 7 milioni di euro, qualche spicciolo in meno. Possiamo anche ricordare i nomi, SACMI System, sì, esatto, BMR, Nuova Fima, ci sono tutti i produttori di macchine più noti, ecco, loro riceveranno, secondo questa proposta di concordato, il 90% di quanto dovuto in 5 comode rate la prima dicembre 2017, quindi anche se hanno il patto un po' di pazienza la devono avere. Ecco, nel caso specifico di Gardenia Orchidea possiamo portare alla luce il fatto che anche i cittadini italiani sono in un qualche modo coinvolti, certo, in questo concordato, perché ci sono oneri che non sono stati onorati, diciamo così. Allora, no? Diciamo che ce ne sono una serie di oneri. Per esempio possiamo ricordare i 4 milioni rotti di euro di interessi non pagati sui soldi avuti in parte a fondo perduto, in parte da rifondere, per progetti di ricerca. Lo Stato italiano, quando sentite dire a noi o nei notiziari sono stati stanziati 20 milioni per la ricerca, ecco, tante piccole aziende, tra cui anche quelle ceramiche, prendono 100.000, 200.000 euro, chi 300, poi piano piano ne devono ridare una parte. Ecco, la Gardenia ha debiti per questo, per 4 milioni rotti di euro, con me e con te che siamo cittadini italiani. Ecco, sullo strumento del concordato
ci sono pareri opposti. C'è chi ritiene che sia uno strumento indispensabile per non lasciare morire aziende in difficoltà, per andare in loro soccorso, per agevolarli. Ci sono altri invece che ritengono che questo strumento, ripeto, stiamo parlando a livello generale e non riguardo al caso specifico Gardenia Orchidea. Ci sono altri, dicevo, che ritengono che questo sia uno strumento assolutamente innequo, che vada a penalizzare troppo una parte di fornitori, cioè se da una parte c'è il salvataggio da parte dello Stato nei confronti di un'azienda, dall'altra, a seguito del salvataggio di quest'ultima, c'è la morte di tanti fornitori che purtroppo devono pagare l'onere di questo salvataggio. È il motivo per cui io mi schiero spesso contro questo strumento, perché vogliamo chiamarla col nome giusto, cioè il concordato è oggi una sorta di tassa che lo Stato impone non a tutti i cittadini, ma a quella parte di fornitori che devono pagare con il loro sudore, con il loro lavoro, un salvataggio di un'impresa. Se mi permetti, Andrea, un altro dettaglio che sicuramente non aggiunge nulla a quello che tu hai detto, ma lo aggiunge magari per qualche fornitore che ancora non ha visto questa proposta perché è stata solo depositata in tribunale e poi dovrà essere approvata dai creditori. Abbiamo detto di chi prenderà il 90%, quelli che hanno fornito i macchinari, prenderanno il 90% anche quelli di un'altra categoria che sono soprattutto banche, possiamo dire. Le banche con le ipoteche prenderanno tutto. Ci saranno alcuni agenti che prenderanno circa il 50%, ma veniamo al grosso dei creditori, quei fornitori, da quelli che portavano l'argilla, quelli che portavano la loro creatività come studio Gli grafico, per sfigati, esempio. chiamiamoli con il loro nome, in questo Probabilmente caso sì. sono i fornitori sfigati che devono pagare maggiormente per Bene. questo Loro concordato. si vedranno rifondere, secondo questo piano, peraltro definito prudenziale, quindi magari andrà meglio, chissà, lo speriamo, tra il 22 e il 45%, ma almeno il 10%. Quindi, insomma, fateci pace, avrete una cifra che va tra il 10 e il 22%. Io non è che sia contrario a questo strumento in linea di principio, sono contrario all'idea che venga utilizzato in tutti i casi. Cioè, perché uno Stato debba sempre rivolgersi in senso generale ad un settore industriale, ad un comparto economico? Cioè, non ci sono delle regole che in un qualche modo vadano a regolamentare, gioco di parola, la concessione di questo importante strumento. Cioè, ci sono delle aziende che hanno operato in modo diligente. Aziende, per esempio, i cui amministratori delegati, presidenti, dirigenti hanno dosato il loro stipendio proprio a salvaguardia della salute dell'azienda, ma che soltanto per una questione legata ad un mercato e ad un momento di difficoltà economica generale si trovano anch'essi in difficoltà. In questo caso, ovviamente, se l'azienda è diligente, ha diretto l'azienda in modo intelligente, ecco, qui lo Stato deve entrare in soccorso. Ma nei confronti di quelle aziende dove è palese il fatto che ci sono stipendi milionari per gli amministratori delegati, una gestione poco oculata dell'impresa, ecco, in questo caso credo che sia doveroso che l'azienda chiuda i battenti per non andare a fare poi sul mercato una concorrenza sleale a quelle aziende che hanno operato in modo diligente. Nella speranza che il management che arriverà, perché nel concordato si parla di qualificatissimi manager che arriveranno a risollevare le sorti dell'azienda, io direi che potremo proseguire e occuparci di un argomento che hai trattato tu, un'intervista al proprietario, al CEO della EFA Seram, che ha sede in Iran. Prima però, visto che l'hai accennato, bisogna fare nomi e cognomi di tutto, no? Perché la televisione è bella proprio per questo, quando non ha veli, quando ti rivolgi al telespettatore in modo chiaro, circola un nome, è quasi sicuro, che a guidare Gardenia, Gruppo Gardenia nei prossimi anni sarà Graziano Verdi.
Ecco, Graziano Verdi che sembra in pole position per occupare questo ruolo. Avrà un compito non difficile, gli facciamo i nostri migliori auguri. Adesso andiamo a parlare di ceramica iraniana. Da produttore di computer a produttore di ceramica, come lo spiega? Il business di computer in questi ultimi 10 anni ha riscontrato una richiesta sempre minore, mentre i dati relativi al mercato delle costruzioni sono molto aumentati. E questo spiega perché ho lasciato il business di computer per quello del mondo ceramico. Dopo 8 anni di esperienza in questo mondo, che opinione si è fatta della ceramica iraniana e della ceramica nel mondo? Credo che le fiere ceramiche di tutto il mondo mostrino che il consumo di ceramica cresca ogni giorno. Al giorno d'oggi tutti pensano che la ceramica sia migliore rispetto alla moquette, al legno e rispetto a qualsiasi altro materiale. Questo perché è igienica, a buon mercato e c'è la possibilità di cambiare decori ogni anno o due. Perciò credo che il consumo di questo prodotto aumenterà in tutto il mondo. Le nuove generazioni possono apprezzare sempre più disegni grazie alle nuove macchine digitali. Questo di sicuro comporta un miglioramento giornaliero per quanto riguarda design avanzati e formati più grandi. Penso che il business ceramico vada incontro ad un futuro florido. 500 milioni di metri quadri prodotti in Iran servono a soddisfare il mercato interno o loro puntano anche a conquistare qualche altro mercato? Credo che più del 30% sia rivolto all'export, mentre il restante 70% al mercato locale. Su quali mercati pensa di arrivare con 40 milioni di metri quadrati prodotti? Beh, in tutto il mondo. Adesso come adesso esportiamo i nostri prodotti in Canada, in diversi paesi dell'Africa, in tutti i paesi dell'Asia e forse molto presto anche in Cina. Oggi è molto più facile realizzare una piastrella di ceramica perché poi la stampa digitale dà una grossa mano, un grosso aiuto. È sufficiente la tecnologia oppure magari è una questione di personale, una questione di collaboratori, di teste? Stiamo parlando di design. Il design è in perenne cambiamento. Gli architetti elaborano idee che noi possiamo mettere in pratica in diversi pezzi, diverse piastrelle o diversi design, diversi formati. Credo che il mondo ceramico sia un mondo di design che ogni giorno diventa certamente migliore. Abbiamo anche una nuova idea che stiamo cercando di mettere in produzione: inserire alcune fibre ottiche negli smalti per ceramica, in particolar modo in quelli utilizzati nella produzione ceramica per bagni. Forse riusciamo a mettere in pratica questo progetto, lo stiamo testando e serbo su di esso molte speranze. Certo che produrre in Iran oggi significa partire da una situazione competitiva di vantaggio, il costo del personale, il costo dell'energia, altri tipi di costi che immagino siano superiori rispetto a quelli che sono i costi produttivi europei. The cost of ceramic. Se compariamo il costo della ceramica al costo delle costruzioni, forse raggiungiamo il 5-10%. Non è questa la ragione. Il mercato europeo può ottenere buoni risultati fino a quando riuscirà a mantenere una buona qualità dei prodotti, le sue royalty, la sua bellezza, i suoi diversi formati. Noi non possiamo competere con tutto ciò. È impossibile. Il mercato europeo si ripresenta sempre con nuove tecnologie. Quello di cui noi possiamo vantare è un buon mercato di sedie in Nord Europa, in Asia e in altri paesi. Abbiamo parlato degli aspetti positivi a produrre in Iran. Qual è invece l'aspetto più negativo che lui vede nel produrre in Iran rispetto a quelli che producono in Europa? Economicamente parlando, non abbiamo buoni rapporti con i sistemi bancari.
Quindi si può dire che questo sia uno dei problemi che riscontriamo. Per esempio, gli interessi sono più elevati. Non abbiamo filiali in diversi paesi. Se aprissimo banche iraniane o l'Europa aprisse filiali in Iran, sarebbe molto più semplice per noi. L'unico problema che noi abbiamo al momento è il sistema bancario. Immagino che comunque i produttori iraniani debbano superare un retaggio culturale quando si trovano sui mercati di tutto il mondo, perché un conto è essere made in Italy, un conto è essere made in Iran. È un handicap che lui avverte nei mercati del mondo? Of course. Certamente ad oggi l'Italia, produttrice di piastrelle da quasi 90 anni, è molto famosa in tutto il mondo. Mi ricordo quando avevo 25 anni che sognavo di avere piastrelle italiane in casa mia, perché per quanto lontano io fossi, la qualità migliore la trovavi nella piastrella italiana. Oggi possiamo introdurre il nostro materiale, l'India può introdurre il suo o la Cina altrettanto. Forse la gente nel mondo crede che la nostra sia tecnologia comune, in quanto anche altri paesi possono produrre piastrelle. Non come allora, ma oggi l'Italia e la Spagna sono ancora molto famose. Se dovessi scegliere piastrelle per la mia casa, le sceglierei quasi sicuramente italiane. Ci fermiamo a 40 milioni di metri o si va avanti? Ma come le ho detto, sarò il discendente d'Italia. Torniamo in studio e veniamo all'economia italiana. Secondo gli ultimi dati arrivati dall'Istat, il rapporto deficit-PIL nel 2015 è al 2,6%, il più basso dal 2007, e il debito nel 2015 è al 132,6%, ma la notizia buona è che l'Italia torna a crescere dopo tre anni con il PIL a più 0,8%. Io credo che siano tutti numeri imprecisi, nel senso che il debito pubblico del nostro paese è la nostra spada di Damocle. Cioè, se non cala quello, noi italiani saremo sempre costretti a sopportare e a supportare questa pressione fiscale, di solito portata alla luce da giornalisti. Insomma, è la cosa che più infastidisce del nostro paese, la pressione fiscale, i costi eccessivi del nostro paese. Cioè, dobbiamo metterci in testa che fino a quando non risolveremo il debito pubblico, o quantomeno fino a quando non cercheremo di abbassarlo anche per dare un segnale al paese, la situazione dell'Italia rimane critica. Non è lo 0,7-0,8 della ripresa dei consumi o la crescita dello 0, sempre con prefisso telefonico, è il debito pubblico. Se italiani vedrete crescere il debito pubblico, significa che quel governo ha governato male, sta governando male. Non è che i governi precedenti abbiano governato bene, perché da Berlusconi a Monti, cioè il nostro debito pubblico non è mai calato, è sempre cresciuto. Potremmo suggerire all'Italia di fare un bel concordato con continuità, chissà che non ci sia qualcuno che lo accetta. Ma magari in qualche tedesco, non so chi possa accettare. Veniamo ad un cambiamento radicale che riguarda anche le aziende del distretto ceramico, perché se una volta c'erano i BRICS, che ormai lo sanno anche i sassi, Brasile, Russia, India, Cina, siccome la Russia è messa come messa, la Cina, che da sola faceva un terzo della crescita di tutti i BRICS, si è messa sdraiata e non si muove più, adesso va di moda un nuovo acronimo. Sei pronto? TICS, ovvero T-I-C-K-S, vuol dire Taiwan, India, Cina e Corea del Sud. Per cui viene da dire che le nostre aziende devono cominciare ad assumere dei traduttori che sappiano coreano, cinese, indiano, insomma, si preparino a volare dall'altra parte. Ma io personalmente penso che i TICS per noi siano i nostri paesi di riferimento, cioè la vecchia e cara Europa, per quello che può esprimere gli Stati Uniti. Cioè, è ancora lunga da venire l'idea di trovare in questi paesi orientali il nostro mercato di riferimento. Veniamo ad una classifica che ci interessa in qualche modo da vicino, purtroppo non me te direttamente, ma comunque l'Italia, che è quella delle persone più ricche del mondo. Se è difficile trovare delle imprenditrici note, fa specie scoprire che l'italiano più ricco
in classifica è una donna, lei è Lady Nutella, che ovviamente ha ereditato la morte del marito e in parte aveva anche i suoi beni. Poi ci sono Stefano Pessina, Massimiliana Landini Aleotti, un'altra donna, Silvio Berlusconi, Giorgio Armani e Augusto e Giorgio Perfetti, anche qua caramelle. Beh, che dirti Daniela, invidio i loro compagni, i loro nuovi uomini, anche perché a beneficiare della ricchezza saranno anche questi ultimi, unitamente ai figli. Ecco, i figli sono coloro che beneficiano maggiormente delle fortune costruite dai genitori. Il fatto che siano donne mi riempie di gioia, perché questo sta a dimostrare che tutte queste campagne, le commissioni per le pari opportunità che ci presentano a livello istituzionale, probabilmente oramai sono fuori luogo e fuori tempo. Veniamo alla tecnologia per ceramica e ci occupiamo di SACMI. Ritorniamo su Continua, la tecnologia firmata SACMI, per entrare nei dettagli. Parliamo oggi di produttività, dimensioni prodotto e superfici. Sì, con questa linea che diciamo si può raggiungere una produzione di 7,2 metri in continuo. Gli spessori che si possono raggiungere sono diciamo dai 3 mm fino ai 20 mm. Considerando diciamo il prodotto finale, quindi realmente si parla di uno spessore massimo di 22 mm per poter ottenere lo spessore finale di 20 mm. La dimensione massima? La dimensione massima si parla di 1750 mm e la lunghezza, quella secondo dei formati, quella è impostabile, non è un limite della macchina. Rispetto ad una pressa tradizionale, in che modo la superficie viene migliorata? La superficie, quando parliamo di un prodotto liscio, il fatto che si possa adoperare un nastro d'acciaio, la superficie viene notevolmente migliore che nel metodo tradizionale con i tamponi isostatici, che non danno questo effetto. La finitura è notevolmente superiore a quello che fino adesso si è riusciti a fare. Qui si può pressare finalmente con metallo su terra, ottenendo delle superfici completamente lisce, come se fossero lappate, mentre su una pressa il punzone deve essere ricoperto di gomma, perché sennò dopo una pressata o due sarebbe già completamente sporco e richiederebbe una pulizia. E per questo che la produttività qui è altissima, con delle superfici impossibili ottenere con altri tipi di mezzi. Beh, direi che anche per oggi è tutto. Se lo vorrete, noi ci rivedremo la prossima settimana, stessi orari, stesse reti. Non dimenticate il nostro sito internet www.ceramicanda.com, lì potete trovare questa puntata, ma la potete vedere anche sul canale 813 di Sky, Archi News 24.